Bambine, bambini, ciao! Io sono Kenobit e siamo tornati con Bim Bum Ram, la trasmissione su Twitch dedicata ai videogiochi e ai bambini e alle bambine che amano i videogiochi. E perché no? Anche agli adulti. E quindi cominciamo subito con la nostra sigla! 2, 3. Ragazzi, andiamo, che arriva Bim Bum Ram. I videogame fanno pum, fanno pam. E viva Bim Bum Ram! Viva Bim Bum Ram! Oh, eccoci qua. Allora, come vedete, siamo tornati di nuovo con il mio amico, ma anche il vostro amico Kirby. Guardatelo qua, Kirby's Adventure. Continuiamo l'avventura bellissima di Kirby. Di Kirby, non Kirby. Kirby con la B di Bologna, non con la V di Verona. E cominciamo, allora eravamo, non mi ricordo neanche dove eravamo arrivati, siamo andati molto avanti, secondo me siamo arrivati almeno a metà dell'avventura. Proviamo a scoprirlo insieme. Dove eravamo arrivati? Opla, eccoci qua. Ok, ah già, certo, eravamo arrivati al livello 5, ossia la Yogurt Yard, che potremmo definirlo il cortile dello yogurt. Sì, dai, avevamo appena affrontato il giardino dell'uva, adesso c'è il cortile dello yogurt. Chissà. Andiamo. Io sono Kenobit, questo è Bim Bum Ram. Cominciamo e continuiamo l'avventura di Kirby. Vai così. Allora, vi ricordate che l'ultimo potere che abbiamo trovato era il salto alto, che non è male. Io lo continuo a usare, però adesso mi prendo... No, ho ripreso il salto alto. Volevo prendere l'ombrello, ma... Finché c'è il salto alto, aiuto, aiuto. Qua diventa difficile, questo Kirby. Avete visto che lì c'è la spada? Andiamo a prendere la spada. Mangiamo la spada. E adesso possiamo... ma aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Io sento quasi profumo di segreti. Lo vedete quel quadrato nero che c'è lì sotto? A me fa pensare a una porta. Quindi io ci provo ad arrivare. Anche se, sì, sento proprio odore di segreto. Ma sapete perché? Guardiamo insieme questa scena. Allora, noi possiamo passare comodamente indisturbati da sopra, evitando quei cannoni. Allora, la domanda che io mi faccio da videogiocatore è: perché ci sono lì quei cannoni? Cosa ci faranno mai se non mi possono colpire? E rappresentano quindi una sfida secondaria che mi permette di arrivare in un posto dove magari non dovrei arrivare. Quindi proviamo a farlo insieme. È difficilissimo, perché se per passare di sopra uso il potere di gonfiarmi con Kirby, passo sopra le nuvole. Quindi è un... ci vuole un controllo. Diciamo che ho perso una vita nel provare a farlo. Ma adesso ce la faccio, adesso ce la faccio, sì. Andiamo. Voglio l'ombrello. Ecco, l'ombrello sarà perfetto, secondo me. Ops. No, no, il mio ombrello! Il mio ombrello! Non ho fatto in tempo a dire che l'ombrello era perfetto, che l'ho perso subito. Tu dimmi. Passiamo di qua. Dai che ci siamo. E entriamo qua dentro, dove innanzitutto ci facciamo ridare la vita che abbiamo perso. E poi divento pietra. Cosa fa il potere della pietra? Il corpo di Kirby si trasforma in una pietra solida. In questa forma non può essere ferito dagli attacchi dei nemici. Non male. Magari possiamo anche... Infatti posso schiacciare i nemici dall'alto così. Va bene, mi piace. Usciamo dalla porta. E voglio andare di qua. Cosa ci sarà qua?
Siamo in un mondo bellissimo e coloratissimo, con Kirby che fa così. Tiene, si riempie la bocca d'aria ed è così tanto pieno d'aria che a un certo punto vola. Certo, io potrei attivare il potere della pietra e scendo così. Ehem, sono stato un po' frettoloso. Va bene, va bene. Guardate qua Kirby come un paracadutista. Ci vorrebbe proprio l'ombrello. Un ombrellino, ecco, datemi l'ombrellino. È duro a prendere l'ombrellino, va bene, però... Andiamo piano piano. Io ho come l'impressione che qua ci siano dei segreti. E infatti eccolo qua. Dobbiamo sempre stare all'occhio per trovare i segreti. Quando c'è qualche piattaforma messa in un qualche modo strano, noi andiamo e indaghiamo. Siamo come degli investigatori con la lente di ingrandimento. È importante trovare i segreti, perché più troviamo i segreti, più riusciamo a capire il segreto e la bellezza dei videogiochi. Adesso abbiamo il potere del ghiaccio! Vedete che ho congelo tutti quelli che provano ad avvicinarsi. Così imparano. Andiamo avanti, di qua. Guardate che livello pazzesco! E andiamo qua. E abbiamo finito il primo livello! E arriviamo quasi al primo piano. Quasi, quasi al primo piano. Allora, che cosa abbiamo aperto con... Guardate qua! Abbiamo aperto questo livello speciale. Vi ricordate il nostro gioco con la gru che deve prendere piano piano dall'alto Kirby? Proviamoci! Vogliamo il Kirby grosso, direi. Sì, dai. Guardatelo qua, perfetto, preciso, preciso, così mi piace. Dai. Al primo colpo, bene, bene, bene. Contento Kirby? Vai. Ce n'è ancora uno grande alla fine. Proviamo a prendere quello. A me sembra ancora preciso preciso. Vediamo, incrociamo le dita. Se vinciamo una vita è molto bello. 2 su 2. Bonus. E vinciamo ben 2 vite più 2 vite che fanno 4 vite. Molto molto bene. Allora andiamo ad affrontare invece il secondo livello. Siamo ancora nel cortile dello yogurt, anche se dobbiamo... Questi nomi mi sembrano un po' di fantasia, io di uva e di yogurt per adesso non ne ho visti. Allora, io voglio il... Voglio la spada, ho preso la spada, quindi ho mollato intenzionalmente il mio ghiaccio. Guardate come nuota Kirby con la sua spadina! Perché Kirby mi piace tantissimo, perché è contemporaneamente un eroe carino, ma è anche un eroe coraggioso. Con la sua spada, con i suoi poteri. Però è così carino. E andiamo. Ops. Entriamo qua dentro. Non so cosa aspettarmi, Passiamo di qua. Guardate che sfondo. Che sfondo bellissimo che ha questo livello. Tutto un po' a scacchi. Attenzione! C'è un cannone pronto a sparare. E io passo di qua. E poi scappo di qua.
sempre più difficile, qua. È sempre più difficile l'avventura di Kirby. Giù. Piano piano ci siamo passati e usciamo dalla porta. Passiamo di qua. È tutto un dedalo di porte questo livello di Kirby. Attenzione. Cerchiamo. Io voglio prendere il martello di questo signore qua, eh. Aia, l'ho mancato. Scappo di qua. Continuo a mancarlo. Devo prendere meglio la mira. E anche scappare quando fa così, perché è un po' pericoloso. Ancora un colpo e ce la facciamo. Adesso mi prende la rincorsa, ma noi scappiamo. Ops, ho sbagliato tutto. Mancato! Questo signore col martello è proprio un osso duro. Forza, lanciami qualcosa e io te lo rispedisco al mittente. Così! E adesso... Gnam! E abbiamo il potere del martello, che ci tornerà molto utile secondo me adesso. Andiamo di qua. Cerchiamo di non perdere il nostro potere del martello. Scendiamo. Lo scivolo. Ma era uno scivolo trappola. Ci sono cascato come un allocco. E non ho più il mio martello. Uffa. Uffa, uffa. Io volevo il martello. Di qua non si passa, tra l'altro. Quindi bisogna proprio tornare indietro. Ci sono cascato come un pollo. Certo, mi consola perché Kirby è bellissimo. E di qua si esce. Sono cascato in una trappola. A volte i videogiochi sono fatti sia di sfide, a volte di segreti, a volte anche di trappole. E cosa ci insegnano le trappole? Le trappole ci insegnano a non cascarci una seconda volta. Lì cosa c'è? Qua c'è il solito museo. E voglio prendere il potere del tornado, che fa così. Bellissimo il potere del tornado. Kirby tornado. Andiamo. E andiamo ad affrontare questo livello numero 3. Vediamo allora il potere. Kirby può girare su se stesso e respingere i suoi nemici. Tieni premuto B, che è questo pulsante qua, per volare in aria. Me lo ricorderò. Tipo così? Bene. Ma è fortissimo sto potere. Guardate come scappo dalle palle di cannone. Scappo! E andiamo. Allora, oggi per i miei gusti sono caduto di giù un po' troppe volte. Quindi adesso andiamo su. Oh, guardate, c'è pure il vento. C'è un piacevole venticello che ci porta verso l'alto. E siamo tra le nuvole ancora. Il mio posto preferito, stare tra le nuvole, lo sapete. Mi riprendo il mio tornado. Col tornado non c'è ruota che tenga. Guardate, guardate come vado. Ops. Vabbè, mi prendo la spada. Il tornado ha fatto quello che doveva. Non è che posso andare qua di sopra? No, no. A volte cerchi i segreti e non ci sono. Succede. Taran, con la mia spada fortissima. Aia. No, la mia spada fortissima. Mi scusi, dove sta andando? Grazie. Volevo recuperare giusto la mia spada fortissima. Pericolo, qua. Grosso pericolo.
che questa questa conformazione, questa struttura che va su e giù di questo livello è pericolosina, perché diventa più difficile colpire i nemici, perché devo prenderli con una certa angolazione. E inoltre Kirby, vedete che fa un po' fatica a salire. Il laser, dammi il laser. Non ho preso niente, non ho preso neanche il laser. Aspetta, adesso. La vedo grigia, la vedo molto grigia qua. Però qua secondo me ci sarà un segreto. Infatti, entriamo qua e vediamo cosa c'è. Mi servirebbe il martello, che purtroppo non ho, vedete? Con queste piattaforme qua avremmo potuto forse colpirle col martello. Però quello che posso fare è... niente, sbagliare. Non ho combinato niente, non ho cavato un ragno dal buco, ma non solo, ho perso una vita. Andiamo, andiamo. Più impegno. Vieni qua, laser. Io volevo Kirby laser. Vabbè, mi accontenterò di Kirby fuoco, che non è niente male anche lui. Ciao, sono Kirby fuoco. E adesso volo così. Bisogna stare attenti qua a volare tra le spine. Che qua Kirby mi sembra un po' un palloncino in mezzo ai cactus. Prendiamoci questa vita e prepariamoci alla saltone di fine livello. Pronti? Opla! Potevo farlo di meglio, potevo farlo meglio. Potevo avere più tempismo. Però intanto io sono molto fiero di noi bambini bambine, perché qua in Bim Bum Ram stiamo andando molto avanti e molto bene con l'avventura di Kirby, con Kirby's Adventure. Stiamo imparando come riconoscere i segreti sempre meglio, perché poi ovviamente quando più giochi giochiamo, più diventiamo bravi a capire i giochi, tutti i giochi. Okay. Ogni gioco ci dà delle lezioni. E io ne ho appena imparata una, non so se avete visto. Ho sbagliato, adesso invece ne ho disimparata un'altra. Che pericoloso questo livello con le spine. C'è un detto, non tenermi sulle spine. Voglio lui, che mi dà la palla di fuoco. E uso la palla di fuoco per passare di qua e prendere questa vita. Guardate che stile che ha Kirby. Così, la palla di fuoco è molto utile. Attenzione, abbiamo dei nemici, ma noi non li temiamo. Devo stare attento a non farmi male. Colpo messo a segno. Colpo messo a segno, dai, piano piano. No, 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 no. Mi riprendo la mia palla di fuoco. Sono tosti, sono dei nemici ostici, ma io me li mangio. Adesso io mi mangio direttamente i nemici. Sempre più dura. Ho perso una vita, non mi sono nemmeno reso conto come. Più concentrazione, Fabio. Allora, lui è cattivo e ci sta mandando contro i suoi scagnozzi. Ma io li aspetto qua, a bocca aperta. Miam. Ma ne arriva un altro alle spalle. Un po' infingardo. Aia. Tutti e due li ho mangiati. Vieni qua. Difficile, forse questo è l'ultimo rimasto?
E via! Duro, eh? Sempre più difficili questi combattimenti contro i nemici di Kirby. Ma per fortuna... il potere della palla! Mi piace. Guardate, boing. Non era più... Allora, ripassiamo. La schermata di pausa ci dice a cosa servono i poteri di Kirby. E dice, Kirby può appallottolarsi e diventare una palla liscissima. Se tieni premuto il pulsante A, che è questo, salterà più in alto. Ok, ah, ok. Ma sono rimbalzato verso una fine ingloriosa. Non va bene, ok. Facciamo che non faccio troppo lo spiritoso con il potere della palla. Difficilotto qua. Dobbiamo rimbalzare bene. Però è forte la palla, perché se colpiamo i nemici dall'alto con la palla, li schiacciamo. E questo qua è un livello, come vedete, chiaramente pensato apposta per essere giocato con Kirby in versione palla. Quindi noi obbediamo. Ok. Torniamo qua normali. E qua ci facciamo trasportare dalle correnti e entriamo in questa porta. E siamo sott'acqua. C'è corrente. Attenzione, la corrente mi porta verso destra. Voglio lei. Datemi la bottiglietta. No, non riesco a nuotare controcorrente. Va bene, andiamo avanti. Difficile. E adesso io voglio andare di sopra, altro che sotto. Sotto io qua ho preso tante fregature. E invece no, invece devo andare proprio sotto. Giù, piano piano. Dove stiamo andando? Ho solo una barretta di vita. E l'ho persa. Difficile. E vabbè, siamo secondo me almeno, non dico a tre quarti del gioco, ma secondo me siamo a metà del gioco, quindi un po' più di metà. Quindi è normale che ci siano delle certe difficoltà. Andiamo, abbiamo finito il livello. Su. Beh, quando arrivo al secondo piano già non mi dispiace più di tanto. E adesso abbiamo il quinto livello da affrontare, mentre invece questa parte qua è ancora chiusa. Chissà perché. Forse avrò mancato qualche segreto. Ma il bello di questi giochi qua è che dopo averli giocati una volta, potete magari tornare a giocarli per... Io lo chiamo fare le pulizie. Come quando hai spolverato una mensola e ti è rimasta un po' di polvere qui. Tu torni a esplorare i mondi dei giochi che hai già fatto alla ricerca di segreti che magari ti eri perduto o perduta. Andiamo. Cannone che spara 3 colpi come al solito. Molto male. Molto male. Ho iniziato questo livello sotto un pessimo auspicio. Non ho preso niente. Non ho preso la spada, non ho preso niente di niente. Lancia il tuo boomerang. Oh, almeno mi prendo il boomerang. Sentite che musica. A momenti mi prende, avete visto? Qua queste spine iniziano a essere proprio un problema. Persino gli ombrelli. Durissimo, difficilissimo. Adesso mi impegno. Se mi impegno. 1, 2, 3. Sto sbagliando tutto. Allora, io voglio l'ombrello.
L'ombrello secondo me qua tornerà utile, un po' perché mi ripara dalle cose dall'alto, un po' perché mi fa planare come Mary Poppins. Guardate, bello planare così. Mannaggia, che difficile che sta diventando questo Kirby. Siamo di qua. Ti prendo ombrellate, screanzato. Saliamo sulla stella del warp, che ci porta dove? Dove mi porti? Wow, un castello. C'è un castello, una... Eh sì, un po' un castello con un segnavento. Quella specie di galletto che vedete sopra questo tetto viola è un segnavento, quello che serviva un tempo per capire in che direzione fischiasse il vento, tirasse il vento. Oggi è una roba che si vede solo magari nelle case in campagna, ma diciamo che è meno comune. Io se passo di qua... C'è del vento. Ma c'è un leone. C'è un leone. Lo sto affrontando a ombrellate. Ho sconfitto il leone. Molto bene. Dove passiamo? Io voglio passare qua, qua dentro. Ho come la sensazione che se... Di qua no, non posso andare. Va bene. Più andiamo avanti, più i segreti di Kirby si fanno machiavellici, che vuol dire complicati, arzigogolati, difficili da scoprire. Attenzione al laser. Adesso io... Il problema dei laser è che scappano subito. A me piacerebbe prendere il laser, ma è un po' dura. Se continuano a scappare... Abbiamo qualche problema, abbiamo qualche problema, mi rimane solo uno di vita. Ma adesso questo laser me lo mangio. E adesso sono Kirby Laser. E sono problemi per tutti. Anzi, siamo arrivati alla fine del livello. Oh, siamo al quinto livello di questo quinto mondo. No, livello... Livello 5, esatto. Siamo al quinto livello del quinto mondo e adesso ci facciamo il sesto livello del quinto mondo con il potere fortissimo del laser di Kirby. Non ho paura di niente. Guardate là sopra, c'è anche il pomodoro che ci ridà vita, che non è niente male perché con Kirby eravamo rimasti a uno di vita, che vuol dire che basta un errore, sei fuori dai giochi. Scendiamo di qua. A momenti mi prende la gomma, ma io scappo. Andiamo. E questo ponte è tutto messo così? Allora, qua devo passare così piano piano, esatto. Anzi, prima uso il laser, poi mi metto, gonfio la bocca così, posto sotto le spine, volo sopra anche il soldatino con la spada, che è pericoloso, e andiamo avanti. Guardate che bello, che troppo... Sentite come si sente aria d'estate in questo Kirby. Noi siamo ancora in primavera, ma prima o poi arriverà anche l'estate e io non vedo l'ora perché è la mia stagione preferita. E entriamo sotto queste palme. Ho come la sensazione che ci sia un enigma da qualche parte. E ho fallito. Sono caduto nel vuoto. Vabbè. Oggi sto facendo un record di cadute nel vuoto. Non so cosa devo fare esattamente.
Non mi fido mica, non mi fido mica. Andiamo avanti, andiamo avanti. Questo qua forse... E invece qua... Ah! No, abbiamo... Abbiamo perso da qualche parte un segreto che ci avrebbe permesso di premere questo pulsantone e di vincere una vita. Vabbè. Qua, da qualche parte. Ci manca un pezzo, secondo me. Andiamo avanti. E prendiamoci la stella che ci porterà... Anzi, il trampolino! Quasi uno, quasi uno. Allora, abbiamo finito il sesto livello e quindi, come ormai è tradizione, ci aspetta il boss. Il boss di questa yogurt yard, che vuol dire appunto il cortile dello yogurt. Cosa sei? Cosa sei? È un boss che scava? Ok. Scava, io devo prendere le cose che mi lancia e non devo... Lui si muove, scava il livello e prova a buttarmi giù, ma io non devo farmi buttare giù e devo poi prendere i nemici che mi lancia e rispedirglieli al mittente. Duro, è un orologio scavatore. Mi piace come concetto. No, lanciami qualcosa. E qua vedete che quando inizia ad andare verso l'alto è pericoloso, perché rischia di farmi rimanere senza terreno sotto i piedi. Dove vai? Difficilotto. Guarda come scava questo nemico. Ok, ancora un paio di colpi. Ancora un paio di colpi. Bambini, bambine, incrociate le dita per me che qua è sempre più difficile. È sempre più stretta questa situazione, più veloce, più pericolosa. Ho un po' di paura. Lanciami qualcosa. No, non scappare verso l'alto. Codardo, affronta Kirby. Dove vai? Dove vai? Aiuto, io non so più dove andare. Oh, sono rimasto schiacciato. Sono rimasto schiacciato. Ci riproviamo? Certo che ci riproviamo. Non sono... Vi sembro io, Kenobi, uno che si arrende facilmente? Non davanti ai videogiochi. Devo stare attento per prendere con tempismo i mostri che mi lancia e rispedirglieli subito al mittente. Il mittente è quello che manda. E quindi lui me lo manda e io glielo rispedisco. E due. E tre. È un boss molto creativo, mi piace. È difficile, ma mi sta divertendo. Momenti cado, avete visto? Ok. Ancora due colpi. Credo. Vieni qua! E ancora... Difficilissimo! Adesso ce la facciamo.
1, 2, 3, 4. Adesso non rimaniamo schiacciati né rimaniamo... Allora, non devo né farmi schiacciare dalle pareti né cadere nel vuoto. Però secondo me è ancora un colpo e ce la dovrei fare. Dai così! E prendiamo la bacchetta magica e abbiamo finito il livello! Ho avuto un po' di paura, ve lo devo essere sincero. Ho avuto un filino di paura! Oh, e arriviamo al livello numero 6. L'oceano arancione, o meglio, dopo lo yogurt e l'uva, mi viene in mente che questo oceano sia fatto interamente di spremuta d'arancia. Quindi, salviamo qui e è il momento di salutare Kirby. Salutate tutti Kirby! Ciao Kirby! Ci vediamo domani io e te Kirby, perché continuiamo questa avventura che è molto impegnativa. Ma tu non me l'avevi mica detto che era così difficile. Ma adesso ci impegniamo e ce la faremo, o meglio, domani andiamo avanti. Quindi, eccoci qua, abbiamo finito con la parte dedicata a Kirby per oggi. Ma è il momento, sì, avete capito, è il momento di dire che personaggio, via! Personaggio di oggi l'abbiamo conosciuto più o meno. Lo vedete chi c'è lì? È il nostro amico Mario, un Mario in gioventù. Ma il protagonista di questo gioco non è Mario e non è nemmeno Donkey Kong che vedete lì in gabbia. È Donkey Kong Junior, il figlio di Donkey Kong, che anche lui, insomma, è un personaggio di tutto, tutto rispetto, che in questo caso ha una missione particolare. Mario in questo caso, Mario normalmente è l'eroe, l'abbiamo usato, è un nostro amico, però tutti fanno degli errori e questa volta Mario ha rapito il Donkey Kong, quindi ha rapito il papà di Donkey Kong Jr. e l'ha messo in una gabbia. E Donkey Kong Jr. dice: ma Mario, ma insomma, ma cosa stai facendo? Liberalo! E quindi Donkey Kong Jr. parte per andare a liberare il suo papà. E quindi vediamolo insieme e proviamo a giocarci un pochettino. Eccolo qua, Donkey Kong Jr. Junior vuol dire più piccolo, quindi è il piccolo Donkey Kong, il figlio di Donkey Kong. Quindi cominciamo, prepariamoci a un'avventura, anche in questo caso molto tosta, perché Mario, lo sappiamo, Mario è un tipo molto in gamba. Vedete, Mario ha messo in gabbia Donkey Kong. Non molto carino, Mario, non mi piace quando metti in gabbia le cose, ti preferisco quando salti sopra i funghi. E noi interpretiamo i panni del piccolo Donkey Kong Junior, una scimmietta che sale sulle liane e prova a liberare il suo papà. E quindi pronti, partenza, vediamo com'è l'audio. Secondo me l'audio va bene, poi ditemi se devo alzare il volume e andiamo. Con la toccata e fuga in re minore di Johann Sebastian Bach, questo ta-da-dan. Dobbiamo ottenere la chiave da Mario e salvare il papà. Allora, vedete, questo è un gioco con una meccanica molto interessante. Quando salgo attaccato a due liane, così, mi muovo più velocemente. Quando sono attaccato solo a una liana, mi muovo più lentamente, ma al tempo stesso sono più al sicuro dagli attacchi dei nemici. Vedete? Andiamo. Saltino. Aiuto! Mi sono fatto colpire! Forza, riproviamoci.
Su, su, prendiamo anche... Devo concentrarmi, bambini, bambine. Donkey Kong Jr. è un gioco difficilissimo. Andiamo. Scendiamo di qua. Faccio passare lui. Passo di qua. Salgo, 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 salgo. Vado di qua, vado qua su. E andiamo a prendere la chiave. E andiamo a liberare il papà Donkey Kong, che però Mario prova a portare via. Difficile, eh? Ma tra l'altro, ora che ci penso, sapete cosa c'è? C'è la parola del giorno! Via! Allora, preparatevi bene, bambini, bambine, vi voglio ben attenti, perché la parola del giorno di oggi è una parola da bambini grandi, una parola difficile, una parola difficile, una parola importante, una parola da saper usare bene. E la parola di oggi è primati. Eccolo qua, la parola di oggi è primati. Primati. Cosa vuol dire primati? Allora, innanzitutto c'è vuol dire anche essere primi, nel senso, se io sono il bambino più alto della mia classe, ho il primato per l'altezza nella mia classe. Ma questo è solo un sinonimo, un'altra parola. Io ho il primato, vuol dire che sono il primo in qualcosa. Ma la parola primati in realtà è una parola che parla di noi, ma parla anche di Mario e parla anche di Donkey Kong. Cosa vuol dire? I primati sono una categoria di mammiferi che include sia noi uomini, sia le scimmie, sia tanti altri animaletti come i lemuri. Allora, innanzitutto, cosa vuol dire mammiferi? I mammiferi sono degli animali che allattano i loro bambini, quindi così come la mamma allatta il bambino, la mamma cavallo allatta il cavallino, insomma, i mammiferi allattano i bambini. E in particolare i primati, che siamo noi, hanno delle categorie in comune, tra l'altro, con le scimmie, che sono anche loro dei primati, ossia abbiamo 5 dita. Guardate qua, 1, 2, 3, 4, 5 dita. Abbiamo 2 occhi che guardano in avanti, non occhi che guardano di lato, magari come gli uccelli. E abbiamo dei denti che possono mangiare di tutto. E quindi siamo dei primati. È una categoria che condividiamo tra uomini e scimmie, grandi scimmie, piccoli scimmie. Quindi Mario è un primate. Donkey Kong è un primate, io sono un primate e voi siete dei primati. Ricordate che un primate con la E è due primati. Quindi la parola del giorno di oggi è primati, la categoria che include sia gli uomini sia i gorilla. Bravi, mi piacciono i primati. E quindi, cari i miei primati, amici e amiche di Bim Bum Ram, continuiamo con il secondo livello di Donkey Kong. Andiamo. Donkey Kong Jr. Boing, la piattaforma. Devo stare molto attento. Saliamo di qua. Mi lanciano le uova. Salto! Sono caduto. Ma è già game over. Posso fare un'altra partitina? Scrivo il mio nome. È che voglio fare un'altra partitina a Donkey Kong Jr. perché mi piace proprio tanto. Anche se è proprio difficile. Adesso magari
Non so se con questa partita riesco a superare di nuovo il primo livello, ma proviamoci. Andiamo. Su, di qua. Presto. Prendiamo questo frutto. Scendiamo di qua. Scendiamo di qua. Andiamo. 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 Su, su, su. No. Sono stato troppo frettoloso. Non vedo l'ora di vedere i vostri disegni di Donkey Kong Junior, perché questi giochi fatti così, con questi sfondi neri, secondo me, sono molto belli da disegnare, perché sì, sono molto leggibili, hanno un sacco di elementi chiari che descrivono delle scene che a me piacciono tantissimo personalmente, anche quando queste scene mi fanno così e mi mangiano le mani e mi fanno cadere giù dalle liane. Io ho provato a fare un'altra partita, ma qua, di questo passo, bambini, bambine, amici di Bim Bum Ram, non arrivo neanche al secondo livello. Sarebbe un po' una figuraccia. Boing, quanto è bello il rumore del saltino. Qua, salgo, salgo, salgo. E almeno il primo livello l'abbiamo fatto. Ho rischiato di fare una figuraccia. Vabbè, la figuraccia mi sa che la farò adesso con il secondo livello. Ma almeno mi impegno. L'importante è impegnarsi e mettercela tutta. Attenti a quelle uova. Mi aggrappo qua. Difficile, difficile, difficile questo Donkey Kong Junior. Però bello, bello, bellissimo. Non vedo l'ora di vedere i vostri disegni di Donkey Kong Junior, ma non solo, di Kirby, di tutti i giochi che abbiamo giocato in questo periodo qua, perché sono tutti bellissimi e soprattutto i vostri disegni sono bellissimi. Il che mi fa pensare, sapete cosa? Che è il momento della vostra videogiocarte, il mio momento preferito, quello dove guardiamo i vostri disegni. Andiamo! Oh, eccoci qua. Allora, innanzitutto abbiamo tanti disegni nuovi, sono molto contento. Mi piace quando voi bambini, bambine, disegnate, quando disegnate con i nonni, con gli zii, con i genitori, o anche con i fratellini, le sorelline, o i fratelli maggiori. Tutti possono disegnare, ricordatevi, e tutti possono essere creativi e fare cose bellissime. E quindi, cominciamo, sì, io direi proprio che siamo pronti. Fatemi giusto togliere questo. E andiamo, ecco qua! Magica Amy che disegna un Pac-Man bellissimo. E in alto ci sono anche io. Quello sono io, mi riconosco dalla cresta, che dico oh sì. Fantastico, mi piace tantissimo Amy. Ti ringrazio tanto. Bello. Samuele ha disegnato un Kirby con la spada. Tarararan. Kirby, cosa ne pensi? Kirby è molto soddisfatto del tuo disegno, Samuele. Ti ringrazio, e anche io, è molto bello. Gabriele Pischedda dice: ciao, sono un Toad e questa è la mia macchina. Mi piace molto. Bravo, l'hai colorato proprio bene, Gabriele. E poi abbiamo Lorenzo P che fa dei lavori bellissimi con Paint 3D. Guardatelo qua, io lo voglio ingrandire perché è divertentissimo questo. Guardatelo qua. Frogger e il figlioletto, che giustamente è dipinto di rosa nel videogioco che abbiamo visto ieri, che è Frogger appunto. Frogger con l'erba, il legno, la sabbia. Mi piace moltissimo, mi piace veramente moltissimo. Guardate che bel lavoro che ha fatto Lorenzo P.
Fantastico, grazie. E poi abbiamo Ettore Torchio che ha colorato a pixel l'attività che tra l'altro trovate su Google Drive nel link, gratuitamente ovviamente, nel link che trovate qua in chat in questo momento oppure se siete su YouTube in replica qua sotto. E guardate che bello, è così, Ettore l'hai fatto così bene che la mamma l'ha incorniciato. Bravo, 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 pollice alzato. E vediamo, abbiamo anche Alice Torchio, guardate, che ha fatto un boo con le perline. Mi piacciono tantissimo queste perline, chiederò a Marta se me ne regala anche a me perché mi sa che sono troppo divertenti. E Ettore Torchio, produttivissima la famiglia Torchio questa settimana, ha fatto una bella stella colorata e l'ha regalata al papà, bellissimo. E guardate qua Leonardo R di 9 anni che ha disegnato un Frogger precisissimo, c'è tutto. C'è la parte in cui attraversa la strada, stando attento alle macchine, c'è il ranocchio, c'è la parte con il fiume, con i tronchi che passano, le tartarughe e le 5 casette dove Frogger deve tornare. Bello, bello, bellissimo. E abbiamo anche Dieghello che ha 77 anni, no, ho letto male, Dieghello ha 11 anni e sono un Waddle Dee, guardate che c'è proprio un Kirby che aspira i nemici, bellissimo. E abbiamo anche Anna che ha disegnato un Kirby, bellissimo, tutto rosa, mi piace tantissimo, guarda, anche Kirby è contentissimo di tutti i disegni che ha fatto Anna, ma di tutti i disegni che avete fatto anche voi. E anche io sono molto contento. E quindi andiamo avanti. Anzi, è il momento di salutarci, ma non prima di avervi ricordato che se fate dei disegni, delle opere di perline, torte, foto, sculture, edifici, palazzi, qualunque cosa createlo, potete inviare a kenobisboch@gmail.com. Fatelo, ogni volta che mi mandate un disegno io mi si allarga il cuore e sono felicissimo. Quindi vi ringrazio, vi saluto, scrivete a kenobisboch@gmail.com anche genitori, nonni, se volete parlare con me, se avete dei pareri, dei dubbi, delle richieste, insomma. Questa è la mail per entrare in contatto tra qua Bim Bum Bram e voi. E quindi che dire, vi saluto, vi ringrazio ed è il momento di salutarci con la nostra bellissima sigla! 1, 2, 3! Ragazzi andiamo, che arriva il Bimboram, i videogame fanno pum, fanno pam, e viva Bimboram! Con Bimboram, Super Mario salta e va, Sonic si appallottola, e poi Pac-Man sai che fa? Regna la felicità con Bim Bum Ram, con Bim Bum Ram, viva Bim Bum Ram!